Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo su una custom map di Black Ops 3 oggi, precisamente una custom map che si basa sul fatto di scegliere ogni porta che si apre fino alla fine della mappa, o un perk o un'arma. E io ho pensato, di fare una piccola challenge dove invece di adattarsi alla mappa e fare le cose in maniera intelligente faremo o solo perk o solo armi. Quindi questo primo tentativo sarà solo perk e dopo riproveremo solo con le armi per vedere dove arriviamo. L'audio di gioco, più che altro queste intersezioni tra round, sono estremamente alte. Questa roba mi fa altamente incazzare. Non so perché siano così alte. Quindi chiedo scusa se o sono troppo alto, se si sente poco il gioco perché ho dovuto abbassare i volumi poi in editing. Però intanto iniziamo, abbiamo come primo perk il quick, che non è male perché così almeno se andiamo a terra ci rialziamo letteralmente. Un'altra cosa che non so è se i perk e le armi sono casuali, cioè se ogni volta che apri una nuova porta il perk che ti dà è casuale o se sono in un ordine prestabilito, non ne ho la benché minima idea. Probabile che siano predefiniti, diciamo, però non lo so. Ok, l'instant kill è una cosa fantastica. Perché shottiamo, abbiamo solo i pugni e avremo solo i pugni per tutta la partita. Quindi, yes. Il deadshot, ok, il deadshot non ci serve a nulla. Fa schifo, lo odio. Se guardate, se avete visto i video sul mio canale saprete che è proprio lo odio con tutto me stesso, adesso. Siamo al quarto round, quindi gli zombie tecnicamente moriranno con 4 pugni in faccia. Non lo so, chi lo sa. Allora, vediamo qua il PhD Flopper. Non credo che il PhD Flopper ci serva. Allora, finire questa custom map non sarà affatto facile. Oppelelai. Soprattutto perché ci si dovrà basare su i bonus che danno gli zombie, ecco, perfetto. Intanto siamo andati a terra e userò le Mustang, se non mi interessa. Dette taxes, scusate. E qua abbiamo pure una macchina mortale. Ecco, la macchina mortale è tipo la cosa più bella che si può trovare. Però prendendo il quick, la macchina mortale se ne va. Fantastico, io che contavo di avere una speranza. E siamo arrivati al quinto round. L'unica cosa positiva di tutto questo è che gli zombie almeno spawnano solo da qua giù. Quindi, ecco, evitando di fare quello che ho fatto io, cioè schifo, ci si dovrebbe riuscire ad organizzare un attimino in maniera decente. Ma sta a vedere che la tecnica migliore per fare questa mappa è andare a terra continuamente. Per farla solo con i perk, intendo. Andare a terra continuamente e avere le death taxes. Così da vincere la challenge senza prendere armi. Allora, riprendiamoci il quick. E con mio grande piacere il quick non se ne va dopo che lo prendi 3 volte. Questa è una cosa a dir poco fantastica. Ma il problema è che gli zombie iniziano a essere un pochino veloci, perché siamo ovviamente al sesto round. E tutto questo durerà molto, perché bisognerà andare avanti a suon di pugni in faccia. A meno che non mi droppino qualche bonus. Bene, se prima credevo che tutto questo fosse fattibile, ora lo reputo a dir poco impossibile. Quindi forse la strategia non sarà solo perk, chi lo sa, magari ce la facciamo, magari no, molto probabilmente no. Anche perché i punti servono per il quick comunque, per i quick. Ah, una cosa, ecco, una cosa che mi sono appena accorto, fantastico, dopo 7 round, è che noi abbiamo le granate. Le granate nessuno ce le toglie, cioè sono qui, le possiamo usare. Quindi facciamo attenzione e ricordiamoci di usarle. Pro tip per l'utilizzo delle granate, non addosso. Oh mio Dio, come sono vivo? Non ho idea, non dovrei essere vivo, ma lo sono. Perfetto. Le granate sono finite, questa è la cosa più bella. Orco can. Vabbè, mi hanno, non so, sono spinto, sono andato addosso agli zombie. Non abbiamo neanche i punti per il quick, però non importa, non importa. Siamo arrivati al round 8, siamo arrivati al round 8. A suon di quick, praticamente. Quindi, pro tip, se volete fare sta cazzata, andate di quick. Allora, tolto il fatto che ogni round ci ridà 2 granate, questa cosa è semplicemente perfetta. Un max ammo! Eh sì, l'ho sprecato circa perché ho solo preso una granata. Cioè, ho usato solo una granata prioritaria al max ammo.
Niente. Ok. Ci ho provato. Siamo durati 8 round. 8 round con solo perk. Non è male, credo. Pochissime porte aperte. Ora riproviamo la stessa cosa, però con le armi. E scopriremo come andrà a finire. Probabilmente molto meglio. Allora, la mappa. Ok, abbiamo capito cos'è. Apriamo la prima porta e abbiamo già i punti. E ci dà la 1911. Ok, non male come arma la 1911. Oh, che bello il coltello. La compriamo. Se avessimo avuto il coltello e non i pugni, secondo me ce l'avremmo fatta molto di più. Non so perché. Il coltello ha un altro feeling, magari anche diverso, con range e cose del genere. Chi lo sa. Ok, questa 1911 calibro 45 shotta in 2. La sfrutteremo per fare punti. Con un solo colpo. Non possiamo prendere le bibite. Max ammo, ok. Il non poter prendere le bibite vuol dire che se andiamo a terra una volta è finita. Il Winchester. Winchester come seconda alma. Alma, certo, arma. Il Winchester non ho la benché minima idea di cosa sia. Molto onesto con voi. Molto meglio con un'arma. Estremamente meglio. Apriamo la prossima porta. Che ci dona un Magnum. Ok, apriamo anche la porta dopo, dove c'è un Dragunov. Allora, ammazza con tre colpi adesso questa. La prossima porta costa 3000. Io non so che altra arma comprare, anche perché questa Magnum, insomma, se la sta reggendo molto bene. Molto meglio accoltellarli per ucciderli, così da fare più punti. Quindi è un'ottima arma da indebolimento dei nemici. Allora, apriamo anche la prossima porta con questa chiave dorata incredibile. E scopriamo che altra arma c'è. C'è un Uzi. Uzi, costa 1000. Allora l'Uzi lo prenderei personalmente. Non mi sembra così brutto. Penserei di prenderlo anche adesso. Allora non voglio andare a terra, anche perché sarebbe la fine della challenge. Quindi prendiamo un attimo il mini Uzi in mano. E apriamo quest'altra porta. L'MP5 abbiamo qua. L'MP5 è un'arma che mi piace molto. Costa 1250, però. Un'arma solida, un'arma fa sapere cosa ti aspetta nel caso tu decida di comprarla. Continuando a evitare di andare a terra, che è la cosa più importante, dal momento che vi ricordo, non possiamo prendere nessun perk per questa challenge. Allora, direi di cambiare la pistolina con l'MP5 perché, come vedete, è molto meglio. Round 8, ci saranno 5000 punti. Là c'è il Pack-a-Punch, ancora distante il Pack-a-Punch. Ho la voglia in me di riprovare a fare solo perk. Così tanto per ricordandomi di avere le granate. Che sono utili. Però ormai quel tentativo, quella parte è andata. Però se volete vedere un'altra volta solo perk, magari posso fare un altro video o qualcosa del genere. Ok. AK-47. Bene, bene. Questa è un'arma molto buona, 1500 punti. Allora direi di finire i colpi dell'Uzi e poi prendere la K. Uzi, ti saluto. Allora, la prossima porta costa 6250. Va bene. Quindi usiamo il nostro MP5 per farmare punti e la K in caso di situazione critica o zombie che si avvicinano troppo. Che fa? Oh! Punti bonus, ok. Comunque ultimamente sto giocando un sacco in live ad Epidemia su Cold War e mi sta piacendo un sacco. Quindi nel caso vogliate vedere altro content o vogliate vedere Epidemia, non so se riuscirò a portare un video di Epidemia sul canale, sempre il link di Twitch in descrizione. Ora, che arma abbiamo? Un P90 abbiamo, che costa 1250, ma subito. 1250 punti per un P90 con 500 colpi. Super comodo. Mamma mia, che volume altissimo. Beh, una volta editato non sarà un problema perché lo adatterò, però a me sta spaccando i timpani, giuro. Ok, abbiamo il Boss 14. Non ho idea di che arma sia. Nella prossima porta costa 8750 punti, porca troia. No, doppi punti alla fine del round. Palle.
Allora, no al boss, voglio riprendere le ammo. 1000 punti le ammo. Capo du cazzo. Può dare anche punti in negativo al zombie cash. Non ne ho idea. Non ho proprio idea. Mi chiedo cosa siano tutti i perk comunque. 8750 punti e un fantastico, un RPD come ultima arma. Beh, a dir poco, perfetto. Quanto costa? 2000 punti. Una quantità di denaro giusta per un'arma come l'RPD. Consigli per farmare punti: sparare al corpo o alle gambe degli zombie quando si avvicinano troppo. Aggiustare la mira alla loro testa. Ok, apriamo l'ultima porta e siamo alla fine della mappa con un pacapance. Qui ho visto, da un video di Palm, la cassa delle anime. Quindi direi di sostituire il P90 con l'RPD e iniziare a farmare punti. Sono abbastanza sicuro sia preso da un altro code. Eh sì, e mo' ricaricarlo. Aiuto. Aiuto. Veloce. Mamma mia, al volo. Ah, giusto, essendo qua la cassa delle anime, devo ammazzarli qua, gli zombie. Abbastanza vicini. Mi sa proprio dentro qua. Mamma mia. Giocate da pro. Scusate, eh. Vi ammazzo un attimino, giusto per pacapanciare questo, sperando si ricarichi un po' più velocemente. Beh, ha 250 colpi, quindi la ricarica può anche essere lenta, tanto ricaricherà una volta per round. Ho un bonus. Cos'è? Doppi punti. In realtà non mi serve! Faccio schifo. Faccio veramente schifo. Bene, e così si conclude il nostro video. Che triste, che schifo. No. Oh, madonna. Vabbè, no, non so giocare. Non so giocare. Oh mio Dio, che imbarazzo. Va bene, nessuno ha visto niente. L'ho finita la mappa, giuro. L'ho finita. Quindi, bravo me, grazie, grazie, troppo forte. Perfetto. Bella, regà. Tutti i link in descrizione, seguitemi su Twitch. Mamma mia! Vabbè, ciao.